Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Questa sera partirò direttamente dalla scatola del OnePlus X, ma prima di farvi vedere il dispositivo volevo ringraziare Alberto Nardi, un caro amico che ci siamo conosciuti tempo fa e mi ha donato il suo invito per acquistare questo dispositivo e poterlo recensire. Quindi un grazie, grazie, grazie ad Alberto Nardi. Ringraziatelo anche voi perché grazie a lui potete vedere il dispositivo in funzione. L'altra volta l'ho fatto con Vittore per il OnePlus 2 e adesso va fatto giustamente per Alberto Nardi. Quindi grazie, grazie ancora. Vi chiedo inizialmente questa volta ragazzi, mettete un pollice verso l'alto, iscrivetevi al canale e condividete perché qui finalmente abbiamo un dispositivo davvero interessante e merita tante tante visualizzazioni. Questa è la confezione di vendita dove al suo interno troveremo lo scompartimento dove era appunto appoggiato lo smartphone e qui dentro c'è appunto una cover che poi vi farò vedere nel dispositivo, molto comoda, di gomma, quindi resistente e quant'altro, e qui troviamo anche lo spillino per andare a rimuovere il carrellino delle due SIM o della micro SD più nano SIM. Qui troviamo il classico manuale di istruzioni, cavetto micro USB, USB, quindi nessun tipo di attacco Type-C o formato strano, carica batterie di OnePlus con uscita da 2 A. Ma andiamo a vedere insieme il dispositivo, ragazzi, perché è un qualcosa di eccezionale, grande lavoro. Eccolo qua, questa è la cover che viene consegnata insieme al dispositivo che vi dico, sono veramente contento di averla trovata all'interno della confezione, altrimenti dovrei averla acquistata e questo è il nostro dispositivo. Guardate che gioiello, è rifinito in un modo incredibile. Qui ragazzi qualcuno veramente deve imparare ad utilizzare i materiali. Guardate che lavoro, è un dispositivo costruito alla perfezione, bellissimo, sono restato veramente contento quando l'ho preso in mano la prima volta. Ho pensato: wow, che spettacolo! Piccolo, leggero, maneggevole, un display molto luminoso, ben distribuiti i pesi in mano, sta veramente molto ma molto bene, molto fino, cioè, ragazzi, è tanta tanta roba, sono davvero contento di poter provare questo prodotto, ma parliamo un po' di caratteristiche in quanto abbiamo un dispositivo che misura 140x69, 6,9 mm di spessore, molto fino, 138 grammi. È un dispositivo dual SIM in formato nano, dual standby, oppure abbiamo la possibilità di perdere una delle due SIM per poter espandere i 16 GB di memoria fino a 128 grazie a una micro SD. Un display da 5 pollici con risoluzione Full HD, tecnologia AMOLED, quindi davvero colori tanto tanto accesi, 441 ppi come densità per pixel. Abbiamo il Gorilla Glass 3 a copertura del nostro pannello, la Android in versione 5.1.1, quindi praticamente l'ultima release disponibile per quasi tutti i dispositivi con la versione della Oxygen 2.1.0. Davvero una buonissima interfaccia, praticamente quasi stock. E lo Snapdragon 801 come processore dell'anno scorso, formato da un quad core da 2,3 GHz Cry 400 e un Adreno GPU 330, appunto la possibilità di espandere i 16 GB tramite la micro SD e ben 3 GB di memoria RAM. Nella parte posteriore qui dietro abbiamo 13 megapixel di fotocamera e con l'autofocus e flash LED ovviamente, e nella parte frontale 8 megapixel di fotocamera, anch'essa molto buona, riesce a registrare video fino a 1080p. Abbiamo il wifi solo BGN, hotspot, il Bluetooth 4.0, GPS con il GLONASS. Questa volta abbiamo anche la radio FM e ben una batteria da 2525 mAh che a quanto mi sembra non dovrebbe andare troppo male, in quanto sono già riuscito ad utilizzarlo abbastanza senza tanti problemi. Ma andiamo a vedere insieme come è composto il nostro dispositivo. Partiamo dalla parte bassa. Questa volta abbiamo il primo microfono, cassa di sistema e attacco per la ricarica rapida. Proseguendo poi nella parte sinistra abbiamo il classico tasto, come abbiamo già visto sul OnePlus 2, che andrà a darci la possibilità di modificare le nostre notifiche andando a spostarlo dall'alto verso il basso e decidendo appunto cosa far
funzionare o meno per quanto riguarda appunto le notifiche. Attacco jack 3,5 per la nostra cuffia e il secondo microfono per le conversazioni. Proseguendo poi nella parte destra, qui nella parte alta, abbiamo il carrellino per le due nano SIM oppure per espandere la micro SD, tasto del volume formato da un tastone unico anch'esso comunque in alluminio come tutto il frame e tasto accensione e spegnimento sempre in alluminio e come potete vedere costruito in modo perfetto. Guardate che lavorazione e come sono montati questi tasti all'interno della scocca, veramente bellissimo. Poi frontalmente, oltre appunto alla fotocamera da 8 megapixel, abbiamo la capsula di sistema, i vari sensori di prossimità e luminosità e un LED di notifica posto qui sulla parte destra. Poi abbiamo risveglio con il doppio tap dello schermo e dopo potremo decidere con quale tasto fare spegnerlo. In questo caso io ho utilizzato la possibilità tenendo premuto il tasto home di fare in modo che il dispositivo si spenga. I tre tasti fuori dallo schermo che purtroppo non sono retroilluminati e veramente si fa fatica un po' a vederli. Fortunatamente il menu di questo dispositivo permette di utilizzarli anche all'interno dello schermo, quindi quando magari avremo qualche difficoltà nell'utilizzarlo potremo appunto spostarli all'interno e quindi saranno completamente illuminati. E poi devo dirvi che il dispositivo, oltre ad arrivare con quella bella cover che avete visto, è già preapplicata sopra il display una pellicola. Quindi, ragazzi, vi arriverà un dispositivo che sicuramente, se andiamo a guardare, non costa così poco, ci vogliono 276 euro. Però comunque completo, completo di custodia, completo di pellicola, bellissimo, un'ergonomia spaziale. E vi devo dire, mi sembra girare davvero davvero bene. Nei prossimi giorni vi farò la mia classica recensione e vi dirò pregi e difetti di questo dispositivo. Intanto per questa sera è tutto e ricordatevi ragazzi, iscrivetevi al canale e mettete tanti bei like e mandate ovunque questo video. Speriamo di crescere prima o dopo con questo canale. Ciao a tutti e buona serata.